Siamo qui in religioso silenzio, interrotto soltanto dal piccolo G8, nello studio milanese di Claudio Silvestrin, il grande Claudio Silvestrin, e Giuliana Salmaso, la sua compagna di vita e di lavoro oramai dal 2004. E lì proprio c'è il frutto del loro amore, questo piccolo bambino meraviglioso, biondo di un anno, credo umanizzi moltissimo tutta questa scena. Benissimo. Claudio Silvestrin, cosa dire? C'è una specie di monumento all'architettura, nato nel 1954. Questa è una cosa poco nota, ma Claudio ha studiato a Monza con il grande Fronzoni. Fronzoni è una specie di maestro dei super radical chic italiani, ma veramente stra-amato proprio, ma trasversalmente stra-amato. Io prima chiedevo in un fuori onda a Claudio quanto tempo ha lavorato con Silvestrin, e lui ha detto quanto tempo ha lavorato con Fronzoni, e lui ha detto quasi continuo a lavorarci nonostante sia già morto. Cioè, questo per dire che tipo di link, che tipo di poetica ha continuato a sviluppare in tutti questi anni di fulgida carriera Claudio. Claudio, dopo aver studiato quindi a Milano, si trasferisce a Londra. Nel 1985-86 apre uno studio in collaborazione con un architetto inglese, al secolo John Pawson, e insieme codificano quello che sarà il trend di quegli anni, il minimalismo. Nel 96 poi Pawson darà alle stampe Minimum, che diventerà una specie di Bibbia di tutto questo. Ma diciamo, se dal mio punto di vista, che poi può essere completamente sbagliato, dopo passo la parola a Claudio, ma dal mio punto di vista è come se John avesse un po' teorizzato, ma Claudio poi avesse fatto spazio, cioè John parlava e Claudio costruiva. Infatti Claudio ha fatto molto di più, credo, nella sua carriera di John. Mi interessa capire dove la strada si è divisa, Claudio, e anche un pochino perché, tra l'altro, nel 85-86 probabilmente voi in studio avevate sempre le visite di Bruce Chatwin, no? Io ho sempre pensato che il minimalismo un po' sia nato tra voi per l'influenza di questo grande viaggiatore. C'è un vecchio proverbio attuale che recita: tutto quello che non ti serve ti uccide, perché se devi attraversare il deserto, se ti carichi anche di un peso minimo, corri il rischio di morire. Forse è veramente questa specie di attraversamento del deserto sono stati fra gli anni 80 e gli anni 90, in cui avete veramente codificato uno stile. Ma forse ancora di più è l'influenza dell'arte minimale. Questa è stata veramente la grande ispirazione. Bauman, Serra, Volta di Maria. Questa è stata veramente la fonte di tutto. Poi ovviamente io sono un po' contrario alla filosofia del name dropper, che in italiano non so come si traduce. Name dropper? Sì, butti lì un nome famoso così ti fai bello, tradotto in italiano. Sì, diciamoci la verità, lui aveva veramente un rapporto, no, Bruce Chatwin? Sì, però la vera influenza è stata essere ispirati all'arte minimale. Difatti la parola minimalismo viene dal periodo degli anni 60 e 70, mi sembra, se vado corretto, fine anni 50, da un critico americano che ha individuato la parola minimalismo per gli artisti che facevano questo tipo di configurazione e installazione. Io devo dirti la verità, scusami poi, se ti interrompo. Dan Suji, sì. Il critico. Sì, Dan. Sì. L'architettura è stato bravissimo a cogliere questa parola dall'arte minimale e l'ha applicata all'architettura, e da lì è nato il tutto. Io devo dirti che ti ho dato un po' il là di Bruce Chatwin, perché mi sembrava molto più interessante, nel senso abbastanza letterale evidentemente tutta l'arte minimale, accostarla poi all'evoluzione del vostro lavoro. Mi sembrava molto più interessante invece che questa metafora del viaggio, perché insomma l'ultimo grande viaggiatore di questo secolo è stato Bruce Chatwin. Quindi mi sembrava bello che il Lave l'avesse dato piuttosto questo senso del viaggio, questo senso dell'attraversamento spogliandosi di pesi, no? Perché il mutuare dall'arte è stato un processo veramente continuo, no? Arte e architettura sono
tipo vasi comunicanti, no? Questo è stato un processo che è sempre avvenuto. Ma, se adesso sincero, la vera fonte è lo spogliarsi dell'architettura cistercense, dei frati, del San Francesco, patrono d'Italia, lì parte tutto. Ecco, questo mi sembra molto più interessante. Il resto viene a seguire, però la fonte di tutto, sai che ci sono delle sinergie tra il Zen giapponese e San Francesco, addirittura degli scritti sono quasi identici. Questa è una considerazione religiosa, è interessante. Io le studiavo tempo fa. Ti senti francescano tu più che gesuita, insomma? Sì. Di sicuro. Sì. E queste cose io adesso ho meno tempo per leggere, però avevo una forte teoria, cioè non è che le cose sono nate un po' a caso. Mi riferivo all'arte minimale in quanto la parola è nata un po' dall'arte minimalista di quegli anni, fine anni 50, anni 60, primi anni 70. Qui la parola è venuta un po' da quel, più che dal deserto, dal viaggio, è venuta proprio dall'installazione, dalle configurazioni. Ho capito, ma senti, dopo tutti questi anni di minimalismo che veramente vi hanno visto principi, no? Come attraversi invece questo tempo, un tempo di iperdecorazione, anche abbastanza a cazzo, se vuoi, scusa Giotto, come ti ci trovi, come ti raccapezzi in questi tempi di inquinamento semiotico, chiamiamolo? Ma noi siamo tranquilli, nel senso che noi facciamo quello in cui crediamo e non siamo dipendenti dalle mode. Cioè anche negli anni 80 c'era c'era molto nero, molto champagne, che la gente faceva il bagno nello champagne, c'era il taccerismo, quello. E quindi le cose semplici ed eleganti sono state lì per secoli, non è che passano le mode, però le cose di una certa eleganza e semplicità rimangono, quindi non è che siamo influenzati troppo dalle mode. Altrimenti il nostro stile sarebbe completamente diverso. Sì, più dalla letteratura, dalla poesia. Sentite, cioè, ora siete diventati genitori da veramente poco, no? Allora, io mi ricordo quando fu pubblicata La casa di John Pawson, un po' di critiche furono: caspita, ma in questa casa i figli dove li mette? Perché era una casa completamente spoglia. Allora la voce, il gossip era che praticamente i figli facevano giocare in studio e la casa deve essere immacolata. Allora, ti racconto un aneddoto. Sì, sentiamo. Noi viviamo un mese e mezzo a Milano, un mese e mezzo a Londra. E quindi ci spostiamo da una casa all'altra. Quando Giotto arriva nella nostra casa di Londra, che chiaramente è pulita nelle linee, non ci sono, cioè l'essenziale, cioè è felicissimo. Cioè inizia a correre, gattonava finalmente fino a qualche giorno fa, gattonava, contento, toccava tutto. Perché c'è molto tutto, più spazio. C'è più spazio, cioè comunque anche l'energia che respira nello spazio si vede che è positiva e lui è molto più contento. Quindi voi giochi non gliene comprate? Sì, le ha, però alla fine gli piace giocare con la lavastoviglie, con i cucchiai, con le nostre cose, come tutti i bambini, penso anche le tue. Questa settimana, se compri Panorama, c'è il nostro appartamento di Londra. Nei giocattoli non sono nascosti. Vi ha cambiato la vita sto bambino? In meglio. No, ma anche nell'approccio progettuale. Ma nell'approccio progettuale no. Cioè il suo caos non vi macchia un po'? No, ci piace. Il caos di un bambino, che è una cosa stupenda. Ma secondo me invece, guarda, le macchie di colore che chiaramente ci sono, date dei giochi, eccetera, danno un plus a quello che è l'ambiente. Non siamo l'essenziale così con stitichezza. Forse chi piace il gossip, per esempio, quando ho fatto l'appartamento di Kanye West, i gossip dicevano: ma dov'è il cesso di Kanye West? Non c'è. Allora gli altri dicevano: ma non lo sai che Kanye West non va al cesso e quindi non ne ha bisogno di uno? Questi sono i gossip. La realtà è che il WC era separato dal bagno come nelle migliori famiglie.
però se c'è siccome spazio, nelle ma anche per un discorso funzionale effettivo si permette l'utilizzo contemporaneo della però, cioè, se la persona non vede il WC va in panico e dice ah quello non lo usa perché il WC era nascosto dietro un muretto, non so, cioè un esempio dove forse il gossip un po' si diverte ma in realtà